Ma Milan Nazzaro e Stefano Radei si sposano, l'annuncio a sorpresa a Verissimo. Verissimo, la coppia ha annunciato che presto convolerà a nozze. Silvia Toffanin, dopo aver intervistato i due attori della soap opera turca Terra Amara, Max Biaggi e la coppia di Temptation Island, ha chiamato in studio Manila Nazzaro e Stefano Radei. E questi ultimi, dopo aver salutato calorosamente la padrona di casa, hanno colto l'occasione per fare un annuncio inaspettato. Cosa hanno detto? Hanno rivelato in anteprima di aver deciso di convolare a nozze. Ci sposiamo, ma veramente, l'ex ballerino di Ballando con le Stelle ha poi svelato che le nozze ci saranno il prossimo 13 maggio, c'è anche la data. Ma Milan Nazzaro ha rivelato che mai si sarebbe aspettata la proposta di matrimonio. Silvia Toffanin è quindi arrivata alla conclusione che sicuramente è stato Stefano Radei ad aver fatto la proposta di nozze. E l'ospite a Verissimo ha assolutamente confermato, non facendo mistero di essere rimasta davvero spiazzata in quel momento perché mai e poi mai si sarebbe aspettata una cosa del genere. C'è stato un anello e c'è stata una proposta. Una proposta inaspettata perché io mai me la sarei aspettata dopo quasi due mesi di frequentazione, anche se fin dall'inizio era evidente che era un qualcosa di bello, molto profondo e reale. Quest'ultima ha inoltre confidato alla conduttrice dell'ammiraglia Mediaset, che poco prima ha intervistato la coppia di Temptation Island, che difficilmente è una persona che viene colta di sorpresa, ma Stefano Radei con questa proposta di matrimonio c'è invece riuscito in pieno. Mai mi sarei aspettata quello che è successo quella sera. Difficilmente riescono a farmi delle sorprese. Lui quella sera mi ha davvero sconvolta. L'ex ballerino di Ballando con le Stelle ha però dichiarato di aver fatto questo passo perché sicuro che Manila era la donna giusta. Stefano Radei ha rivelato come ha fatto la proposta alla conduttrice. Successivamente Silvia Toffanin si è quindi rivolta al ballerino per sapere come ha fatto questa proposta che ha tanto sconvolto Manila Nazzaro. E quest'ultimo ha quindi dichiarato di aver prenotato un bel ristorante a Roma con una vista incredibile e dopo ha deciso di farle la proposta di nozze, le ho detto dopo cena di fare una passeggiata. E quindi intervenuta lei asserendo a Verissimo che ha fatto quella passeggiata lamentandosi di continuo perché con i tacchi è impossibile camminare sui San Pietrini. Lui a un certo punto si gira e mi ha detto che tra poco non avrei parlato più. Non avevo minimamente idea a cosa stavo andando incontro. Una volta poi arrivati all'altare della patria a Roma, Radei ha chiesto alla conduttrice la mano. Mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi. Non resta a questo punto che fare i più sinceri auguri.